Io in questo libro ho preso in esame, fra le tante possibili, la cultura dei greci. Perché la cultura dei greci, per tanti motivi, vuoi perché è la cultura che meglio contrasta l'idea capitalistica dell'illimitatezza, vuoi perché è, dal mio punto di vista, la base filosofica da cui ripartire oggi per contestare la metafisica capitalistica dell'illimitatezza. Quindi penso che i greci siano una fonte inesauribile di saggezza da cui tornare ad attingere oggi nell'epoca dell'insensatezza divenuta mondo. I greci hanno come propria metafisica quella della giusta misura. Anche a una conoscenza non approfondita del mondo greco risulta chiaro come l'epoca, o meglio, il mondo storico dei greci, potremmo dire con il mondo storico dei greci, è un mondo che si caratterizza per la giusta misura. Metron ariston, la misura è la cosa migliore, è il motto delfico, la misura è la cosa migliore. Ora, se voi attraversate col pensiero tutte le realizzazioni culturali, artistiche, filosofiche, fiorite in terra greca, vi accorgerete che hanno sempre come comune denominatore, come coefficiente unitario, la misura. La misura. Pensate all'arte greca, la proporzione, l'idea del giusto equilibrio fra le parti. La bellezza risiede appunto nel dare forma, misura, limitazione all'informe. Questo è il grande ideale dell'equilibrio greco. Ma poi pensate ovviamente alla tragedia, che ad alcuni giustamente è parsa la più nobile espressione del mondo greco. La tragedia mette sempre in scena, potremmo dire, un principio chiarissimamente identificabile. Cambia continuamente la struttura delle tragedie, almeno di quelle pervenuteci, ma il principio resta fondamentalmente sempre lo stesso. L'evento tragico scaturisce quando l'umano supera il limite, quando pecca di tracotanza, quella che i greci chiamano hubris, la tracotanza, superano il limite che divide ciò che è umano da ciò che non lo è, e così facendo precipitano nell'evento tragico. Nell'evento tragico. Si possono citare mille esempi diversificati, dai persiani di Eschilo fino all'Edipo, l'Edipo re. Edipo re, esattamente, è questa vicenda. Edipo mette in scena due violazioni tragiche del limite che fanno scaturire appunto la tragedia. Primo, Edipo uccide il padre. Edipo uccide il padre, simbolo della legge, no? Simbolo della misura. Il padre è quello che dice no, che ti impone dei limiti da rispettare. Edipo lo uccide. Simbolo dell'uccisione della legge. E poi, una volta uccisa la legge, come sapete, Edipo si unisce alla madre, compie l'incesto, cioè il godimento illimitato. No? Unirsi alla madre significa che tutto diventa possibile, il godimento illimitato, tornare da dove si è usciti e non si può tornare. In teoria questo dice l'incesto, no? La sacra legge violata dell'incesto. La tragedia, ma anche la commedia. Tenete a mente la vicenda edipica, che so già conoscete molto bene, ma è importante per capire il capitalismo, perché il capitalismo ha, soprattutto quello odierno, una struttura profondamente edipica. La commedia, che dicevo. La commedia dice, in altri termini, lo stesso della tragedia. Gli eventi della commedia fanno ridere, pensate ad Aristofane, no? Fanno ridere perché i personaggi violano il limite. Precipitano in situazioni che fanno ridere proprio perché viene persa di vista la misura. La misura si precipita in situazioni esilaranti perché viene violato il giusto limite. Ma poi ancora la filosofia. Qui si potrebbe aprire un ampio capitolo sulla misura nella filosofia greca, no? Farò solo alcuni rapidissimi esempi. Pensate ai pitagorici, no? Il numero, la giusta misura. I pitagorici non sono solo matematici in camice che insegnano nelle università di matematica, come vengono rappresentati nella trattazione manualistica. I pitagorici sono anzitutto uomini politici che cercano, tramite la giusta conoscenza della misura, del numero, della
aritmetica delle parti, potremmo dire, di imporre un nomos, una legge alla polis. A Crotone erano operativi, c'erano uomini politici. Ma poi pensate anche, ad esempio, a tutti quei filosofi che hanno tematizzato in qualche misura la giusta misura. Aristotele, no? L'etica di Aristotele è l'etica della giusta misura. Il coraggio è il giusto mezzo fra la pavidità e l'ardimento, no? La generosità è il giusto mezzo rispetto allo sperpero e all'avarizia, no? E così via, l'etica del giusto mezzo. Addirittura nella politica Aristotele mette in guardia, potremmo dire, con lungimiranza rispetto agli inganni del capitalismo, perché nella politica Aristotele distingue fra la buona economia, che è quella basata sull'idea del limite, in cui si produce per soddisfare i bisogni limitati della famiglia, della casa, oikonomia, no? Appunto, la legge del nomos dell'oikos, la legge della casa, positiva perché limitata, e una cattiva economia che Aristotele chiama crematistiche tecne, la tecnica del produrre beni materiali che non ha fine, è illimitata, non conosce mai una misura, che Aristotele, erede della tradizione greca, stigmatizza come pericolosissima. Come pericolosissima.